Primo step per l'energy manager Enrico Ninarello, l'innovativa figura introdotta dall'amministrazione comunale di Taurianova targata Fabio Scionti, che in una conferenza stampa insieme al sindaco ha fatto un primo bilancio sul consumo di energia, comprese le emissioni di CO2, del comune pianigiano. Una ricognizione generale sui consumi dell'ente, dove si possono ridurre i costi ottimizzando la spesa generale sull'energia, elaborati dall'ingegnere, uno dei pochi energy manager della nostra regione, il secondo in Calabria dopo quello del comune di San Lucido nel Cosentino, che nel corso dell'incontro con i giornalisti ha delineato il percorso da seguire per arrivare ad un equilibrio virtuoso sui consumi energetici del comune di Taurianova. Il paziente è ammalato, avevamo la necessità di capire quale fosse la malattia e abbiamo fatto delle analisi. Il bilancio energetico delle emissioni di CO2 sono proprio le analisi del paziente, per così dire. Già delle misure le abbiamo messe in campo, perché comunque l'adesione alla convenzione sulla pubblica illuminazione è stata una cosa abbastanza importante, perché quella da un lato ci ha permesso di diminuire i costi di circa 200.000 euro, quindi stiamo parlando di quasi il 40%, ma dall'altro ci permetterà, dal punto di vista proprio ambientale, di risparmiare intorno al 50% di consumo e quindi di abbattere le emissioni di CO2 del 50%. Poi ci saranno anche tanti altri, diciamo, settori su cui intervenire, però ci deve essere la consapevolezza che questo è un percorso lungo e che quindi la programmazione energetica va fatta nel corso di alcuni anni, tanti anni. Non si può pensare di ottenere dall'oggi al domani il risparmio che si vorrebbe avere. Uno dei motivi del dissesto di Taurianova è stato proprio il non ottemperare ai pagamenti per l'energia elettrica, quindi noi ci siamo posti un problema serio, che era quello di capire e fare una diagnosi. Come abbiamo detto, il paziente andava prima fatta la diagnosi, cioè capire perché stava male, e quindi oggi abbiamo un'idea chiara di dove sono i consumi e anche di dove potrebbero essere gli sprechi. Quindi fatta questa analisi, già un primo intervento l'abbiamo fatto, che è quello della convenzione Consip, dove porterà notevoli, importanti risparmi per il comunità. Abbiamo un altro obiettivo, che è quello, che è una voce importantissima di consumo per quanto riguarda gli impianti idrici, che è di circa 1 milione di euro, dove stiamo programmando degli interventi per poter ridurre notevolmente anche questa voce di spesa. Quindi questo è l'obiettivo, era capire bene dove sono i consumi per poi programmare le nostre azioni amministrative.